Sì, è stato molto importante oggi, insomma, costruire questo momento di assemblea, no? Che vede riuniti qua, oltre appunto che lavoratori del pubblico impiego, sono lavoratori anche qua di cooperative, logistica, pulizie e precari di vario tipo e genere, no? Perché credo che sia importante cercare di capire concretamente come si va a costruire, no, nei territori dei percorsi concreti, materiali, di lotta e mobilitazione, no, per cercare di respingere quello che oggi io credo sia diventato il vero spartiacque, cioè tra chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Cioè l'articolo 18 riguarda non la maggioranza dei lavoratori, riguarda ormai una minoranza dei lavoratori. Però credo che sia uno dei punti fondamentali sui quali oggi si segna anche la possibilità di ripartire da questo dato di fatto, cioè il fatto di non far passare quella che chiamo la riforma del lavoro, per partire ovviamente con un movimento di lotta che sia in grado di modificare, cambiare appunto la situazione che ci prospettano, no, legata alla crisi e a quello che hanno in mente di fare per risolvere dal loro punto di vista la crisi, e dall'altra il fatto di precipitare appunto in un baratro dove, levando l'articolo 18, poi a cascata, insomma, tutto quello che succede, ovviamente che nelle realtà di chi è cooperative qua presente sa benissimo, insomma, l'articolo 18 è solo frutto di una lotta, cioè la capacità di respingere i licenziamenti non è legata al diritto, ma è legata alla capacità di rispondere colpo su colpo a quelle che sono le provocazioni, a quelle che sono le pratiche, no, assolutamente arbitrarie e libere, tra virgolette, dei vari caporali, no, delle cooperative, che poi prendono gli ordini da queste multinazionali, no? Che gestiscono uno degli elementi fondamentali oggi della valorizzazione del capitale in cui ci troviamo, che è quella appunto della distribuzione delle merci. Oggi la distribuzione delle merci è un elemento fondamentale del modo di produrre in cui viviamo, no? E quindi io credo che cioè, su questo spartiacque è stato spiegato abbondantemente, insomma, anche Beppe prima, ma anche Antonio, gli altri, insomma, che sono intervenuti, cosa vuol dire oggi cedere su questo elemento qua? Cioè il fatto che venga posta la questione di una modifica, no, che viene presa come un dato significativo, importante, il fatto di dire ma si può intervenire, cioè l'articolo 18 non si applica solo quando c'è una manifesta infondatezza, no, della giusta causa sul piano dei licenziamenti economici. È ovvio che questa roba qua apre la strada ovviamente a una infinità, vuol dire, di possibilità di non applicare l'articolo 18, né? Quindi la reintegra del posto di lavoro, perché l'elemento fondamentale della reintegra del posto di lavoro è un dato che fa diventare, no, il rapporto di lavoro quello che dovrebbe essere, cioè il rapporto di lavoro non è, può essere una roba sempre traducibile in termini economici e di merce, no? Ma ha un valore che va al di là, cioè il lavoro è la mia vita, è quello che ho, è perché mi devi licenziare? Cioè, se io ho questo potere come padrone di licenziarti, no, in maniera pretestuosa, è chiaro che viene meno la possibilità di organizzarsi e di lottare, perché chi si mette a lottare dopo se sa che può usare qualsiasi tipo di situazione, no, per lasciarti a casa. Quindi su questa roba qua diventa uno spartiacque fondamentale su cui costruire i percorsi di lotta che sono stati indicati. Per questo io credo che l'assemblea che c'è stata sabato a Bologna, organizzata dalla FIOM, che al di là delle appartenenze sindacali, eccetera, che sia un dato oggi, la FIOM rappresenta un elemento fondamentale oggi di possibilità di costruire un percorso di lotta aperto a chi ci stanno, come è stato detto appunto anche nell'intervento di Landini, no? Sabato mattina, aperto a chi ci sta a costruire questo attorno a una piattaforma poi assolutamente condivisibile, cioè che sono elementi fondamentali, l'allargamento degli ammortizzatori sociali a tutti quanti, cioè cosa che oggi non c'è, sappiamo benissimo, insomma, hanno introdotto
la cassa integrazione in deroga per uno strumento che riguarda anche le cooperative, riguarda il commercio e altre piccole imprese, ma è chiaro che è uno strumento assolutamente limitato che non consente assolutamente di riuscire a compensare quella che è la riduzione dell'orario di lavoro a zero ore oppure a metà ora, eccetera, per riuscire a far sopravvivere le persone. L'elemento poi della riconversione produttiva, questo è un elemento fondamentale. È chiaro che qua non è che si può andare avanti sempre come si sta lavorando adesso senza porsi il problema, appunto, che è stato giustamente indicato, di cosa produrre, come produrlo, eccetera. Dall'altro elemento fondamentale, questo è il reddito di cittadinanza, un altro elemento fondamentale, cioè il fatto di dire che le persone devono avere diritto a vivere in un momento come questo in cui il lavoro c'è e non c'è, ma a prescindere anche da questo, è un diritto all'esistenza, è un elemento fondamentale perché la ricchezza c'è e si tratta appunto di fare in modo anche di distribuirla equamente. L'altro elemento vuol dire il discorso anche dell'estensione. Noi non è che diciamo vogliamo solo difendere l'articolo 18 così com'è, ma vogliamo che estenderlo a tutte quelle categorie e quei settori in cui non è applicato l'articolo 18. E poi l'elemento della democrazia. Oggi vuol dire la democrazia anche nei posti di lavoro. È chiaro questo qua, noi sappiamo benissimo anche dentro ai settori delle cooperative che noi vuol dire cioè, non c'è il diritto del lavoratore di eleggere, farsi rappresentare da chi vuole. Questa cosa non esiste. Cioè, dove siamo presenti anche come ADL, che abbiamo delegati sindacali, abbiamo ottenuto gli RSA, le assemblee retribuite, eccetera, perché l'abbiamo conquistato con la lotta, ma non perché c'è una qualche legge che ci tutela. Noi, anzi, formalmente non dovremmo avere nessun diritto da questo punto di vista, ce l'abbiamo solo perché l'abbiamo conquistato con la lotta. Allora io credo che anche su questo terreno qua, in un mondo che è cambiato profondamente, in cui la scomposizione dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, no? A livello strutturato, no? Della produzione nei territori, oggi non vuol dire veramente è quasi impossibile riuscire a ricostruire quella che è stata in passato, no? Come che si basa appunto sulla legge 370, statuto dei diritti dei lavoratori. Oggi c'è bisogno di un nuovo statuto anche dei diritti dei lavoratori in rapporto alla composizione di classe che c'è oggi. Questo è l'elemento fondamentale che dobbiamo riuscire a porre e costruirlo assieme, una piattaforma comune, no? Su cui metterci a lavorare insieme. E poi è importante, credo, che a partire dall'assemblea di sabato è importante che riuscire a ricostruire poi nei territori quei passaggi fondamentali per porsi concretamente gli obiettivi legati a questi punti comuni condivisi, in cui dopo noi, io credo che sia fondamentale che dobbiamo cercare di capire come vanno articolati anche a livello del territorio. Sono stati indicati degli elementi comuni che possono essere sicuramente a livello nazionale presi in considerazione un po' per tutti i territori. È stato detto il 1° maggio, sicuramente il 1° maggio anche qua è va articolato sul dato di quello che sta avvenendo, no? Con il lavoro addirittura il 1° maggio, oltre che le domeniche, eccetera. Il 20 maggio come ulteriore elemento è una data storica simbolica fondamentale, perché è la data in cui è stato approvato appunto lo Statuto dei diritti dei lavoratori nel 1970, quindi scendere in piazza a fare è domenica, per cui vabbè, si può fare comunque una giornata di mobilitazione, festa, chiamiamola come vogliamo, però che ponga il problema di chi ci sta contro lo smantellamento dell'articolo 18 della legge 300 del 70. Un altro elemento che io credo si possa porre è quello legato a quello che è successo qua a Padova. Qua a Padova è successo attorno alla vicenda sull'MTN, che è questa azienda di logistica che ha una 50ina di sedi dislocate a livello nazionale, con una società che è quotata in borsa, eccetera, dove è successa una cosa gravissima. Non era mai successo che da Padova, il fatto che a fronte di un'avvertenza sindacale che, ricordiamo semplicemente, aveva come elementi cardine, era nata a Verona,
dove a fronte di cambi continui di cooperative, cioè noi teniamo presente che un settore logistico che si sta sempre più anche allargando con migliaia e migliaia di lavoratori, anche è difficile fare stime perché cambiano continuamente, però anche nel Veneto è un polo logistico fondamentale per una serie di caratteristiche che conosciamo, e all'interno di questo magazzino di Verona cambio a fine dicembre, e li fanno sempre a fine dicembre e in agosto i cambi di cooperative per impedire appunto che ci sia poi una mobilitazione, una lotta eccetera. Cosa fanno? Semplicemente il cambio di cooperativa serve ad azzerare tutto quello che uno ha conquistato magari faticosamente, per cui vengono azzerati sempre gli scatti di anzianità, non c'è mai uno scatto di anzianità, trovi gente che lavora da 10-12 anni sempre allo stesso posto di lavoro, sempre allo stesso magazzino, che non ha neanche uno scatto di anzianità perché ogni 2 anni cambia la cooperativa, quindi non, e riparti sempre da zero. Non solo, i livelli è previsto, no, nella logistica dopo 18 mesi il passaggio, adesso l'hanno peggiorato, diventa dopo 30, però fino a qualche tempo fa era 18 mesi dal 6° livello al 5° livello. Anche questa roba qua ovviamente cambi cooperativa, riparti sempre dal 6° livello, quindi non arrivi mai al 5° e poi il TFR, ti fottono il TFR perché nel cambio cooperativa mettono in liquidazione, quindi vai a recuperarlo, devi andare a finire al fondo di garanzia dell'INPS, tutto un bel ambaradan per arrivare ovviamente a ottenere quello che sarebbe il tuo diritto, per non parlare di ferie che poi ti fottono, anche perché se hai maturato le ferie poi non te le pagano, e rati vari, 13, quindi ogni cambio cooperativa è una truffa legalizzata che pone appunto il problema dal punto di vista dei lavoratori di un arretramento continuo. Allora là, dopo che hanno dovuto accettare, perché pongono il ricatto o firmi o se no non lavori, hanno firmato alle condizioni imposte con il ricatto, dopo un paio di mesi in cui hanno, tante volte mettono anche il periodo di prova, là non l'hanno messo questa volta però volevano metterlo, e dopo un paio di mesi hanno cominciato a riporre il problema, a dire noi vogliamo l'anzianità, vogliamo avere il livello eccetera, la cooperativa, questa cooperativa Borgatto ha detto non se ne parla nemmeno, hanno fatto sciopero, che sarebbe la cosa, il diritto fondamentale dei lavoratori di far sciopero, no? Questi qua cosa fanno? A fronte dello sciopero, quindi blocco della movimentazione là a Verona, hanno spostato parte della lavorazione qua a Padova, i lavoratori 2 giorni dopo hanno detto, ci hanno contattato che noi andiamo là davanti per sensibilizzare i lavoratori sulla lotta che stiamo facendo, non hanno neanche fatto in tempo a arrivare là, che si erano già evidentemente parlati tra Verona e questa cooperativa e Padova, sono usciti in 20-25 con armati, avevano quei tipo i rotoli, no, dei nylon, taglierini in mano, e hanno cominciato a menare, cioè erano una decina, erano forse italiani, forse sembra questa cooperativa sia gestita da 2 famiglie napoletane, no, perché sia automatico, però è un dato di fatto che è gestita da, appunto, da 2 famiglie, ci dicono napoletane, che hanno appunto in gestione questo tipo di attività lavorativa. E mettendo in atto una cosa gravissima, minacciando di morte, dicendo andiamo a prendere le pistole, vi spariamo, dovete sparire, non dovete rompere i coglioni qua, eccetera, e cose di questo genere qua, con gente in ospedale, con varie contusioni, eccetera. È chiaro, una roba come questa qua si configura come un tentativo di regolamentare le vertenze sindacali con metodi mafiosi. Questo è un fatto gravissimo. Abbiamo fatto una prima risposta militante, molto militante, siamo stati là un centinaio con anche lavoratori di altre cooperative eccetera, dove abbiamo bloccato l'MTN, dove abbiamo posto un problema chiaramente dicendo fuori la mafia da lavoro, vogliamo eliminare, no, forme di regolamentazione dei rapporti, perché se passa una roba di questo genere qua è finita, già i ricatti sono pesantissimi in questi ambienti di lavoro, figuriamoci poi se comincia anche a passare la logica anche dell'azione squadristica, mafiosa, fascista, come vogliamo definirla, è chiaro che questo qua significa impedire ai lavoratori di alzare la testa, di poter anche solo dire essere non d'accordo con quello che stanno facendo. Per cui io credo che a fronte di questa situazione sia un problema di tutti quanti, quello qua a Padova, di fare in modo che la cooperativa Borgatto venga cacciata, mandata via
dall'MTN a Padova e a Verona. Abbiamo già mandato anche lettere in prefettura, alla provincia, a Interporto. Interporto a Padova è gestita dalla provincia, dal comune e da Magazzini Generali, è una società dove c'è dentro anche la partecipazione pubblica. È chiaro che è indegno una roba del genere, che su una struttura gestita anche da enti pubblici, che ci sia ovviamente una gestione mafiosa delle relazioni sindacali. Quindi, però, non abbiamo avuto nessuna risposta. Io credo che da questa assemblea possa uscire anche l'appello per costruire insieme un'altra giornata di mobilitazione, di lotta là davanti, col blocco un'altra volta dell'attività di movimentazione delle merci di MTN, per porre un problema che qua deve intervenire la prefettura, deve convocare MTN e deve essere cacciata la cooperativa Borgatto, perché è inammissibile questa cosa, continua ancora questa cooperativa a esercitare e a lavorare all'interno di MTN e in qualsiasi altro magazzino. Un'altra cosa che io volevo così aggiungere a quello che per rimpinguare quello che è l'aspetto anche di una battaglia a livello territoriale, no? Per costruire lo sciopero generale, no? Realmente, è quello che riguarda ad esempio anche un'altra società che è molto importante a livello diciamo, del servizio pubblico, che è Aceas APS. Allora, qua mi dicono, sono tante, io credo sia importante raccogliere anche indicazioni, aprire adesso veramente anche un terreno di quegli sportelli, eccetera, che ci arrivino quante più persone possibile che ci indicano questo dato qua. Qua abbiamo in Sara, che qua c'è un delegato nostro qua che lavora alla TNT, prende 1.200-1.300 quelli che prende al mese, ovviamente tutto compreso, che gli è arrivata da parte di Aceas APS 1.000 euro di bolletta del gas da pagare. Allora è andato là che per chiedere se poteva essere rateizzata, no? In 3-4 uno fa pagare 1.000 euro, vuol dire una volta sola, e gli hanno tagliato già il gas. Allora io credo che su questa roba qua aprire anche una vertenzialità con Aceas APS rispetto al dato, non ti possono mandare a casa bollette che fanno conguagli, robe che cazzo ne so, di 1.000 euro da pagare, quando uno è uno stipendio intero. E là, come è stato anche Equitalia, vuol dire che hanno perfino Equitalia ha un po' diluito, no, la cosa, è chiaro che anche il gas non può essere, e uno ti taglia alla famiglia, ma già, cioè, ti tagliano il gas perché non hai pagato, insomma non avevi i soldi per pagare i 1.000 euro. Questo è un altro elemento che sia importante porlo e su cui eventualmente appunto ragionarsi come costruire questa cosa. Ecco, per cui io credo che attorno a questi nodi, con questo spirito qua di allargare il più possibile quella che è la partecipazione a questa forma territoriale, no, di assemblea, che è un'assemblea costituente di un percorso nuovo che punta a costruire realmente il blocco del paese, uno sciopero generale che blocchi il paese, che si pone l'obiettivo di far bloccare questa riforma, cosiddetta riforma del lavoro. Ci riusciremo, non ci riusciremo, però comunque non abbiamo alternative, bisogna farlo, è fondamentale farlo. Io credo che se avremo la capacità, senza guardare appartenenze, robe, senza aspetti così che hanno appartenuto al passato, io credo che sia possibile costruire un'alternativa vera a questo governo, a quella che è la situazione che ci viene prospettata continuamente, che è quella semplicemente di fare sacrifici, ma è sempre gli stessi che dobbiamo fare i sacrifici. Per cui io credo, dopo ovviamente continuiamo anche gli interventi, chi vuole intervenire per parlare, però credo che si debba concludere questa assemblea, come ha proposto anche Antonio prima, con proprio 20 righe, insomma, che cerchi di condensare. Dopo io ho buttato giù anche 20 righe velocemente, dopo casomai ci sono anche altri interventi, però alla fine proviamo anche a leggere, dopo ovviamente possiamo aggiustare, modificare, eccetera, però insomma che cerca di cogliere il senso, insomma, di questa assemblea e di come continuare questo percorso.